Buonasera e bentornati ad Eva. Come sappiamo, il mondo della scienza è pieno di scoperte e ogni scoperta porta con sé implicazioni etiche, politiche e sociali. Di tutto ciò abbiamo avuto l'onore e il piacere di parlare con un vero esperto, un professore di antropologia all'Università di Bologna, Stefano Bonaga. Siamo nell'epoca dell'innovazione tecnologica. Con grande rapidità vengono introdotti cambiamenti che rivoluzionano il nostro modo di vivere come mai era accaduto prima nella storia dell'umanità. E senza dubbio l'invenzione più rivoluzionaria è Internet. I numeri sono impressionanti. In soli 20 anni sono stati raggiunti oltre 2,1 miliardi di utenti Internet nel mondo, di cui 476 milioni in Europa, 37 milioni in Italia. Col Baccaglini, molto piacere. Ciao. Stefano Bonaga, docente di antropologia filosofica all'Università di Bologna, è stato uno dei primi studiosi che si è occupato di Internet. Mi sono pagato, diciamo, da voi con le tasse di pensare un pochettino nei miei limiti, prova a pensare a questa roba qua. Ma Stefano Bonaga non è solo uno studioso di cose teoriche. Nel 1993, proprio agli inizi della diffusione di Internet, da assessore al Comune di Bologna attuò un progetto senza precedenti al mondo. Internet gratis per tutti. La cosa poi venne interrotta, ma Bologna e l'Italia con quel progetto avevano anticipato di 20 anni la rivoluzione del web che si sta massicciamente imponendo adesso. Il primo progetto al mondo, questo, di dare internet gratis ai cittadini della città. Come diritto democratico. Approfittai della prima connessione italiana con internet negli Stati Uniti per farne, diciamo, un mondo accessibile a tutti i cittadini indipendentemente dal censo. Con il web sta cambiando tutto. Il modo di fare acquisti, di scambiarsi la corrispondenza, di leggere, di guardare la televisione, di ottenere i documenti burocratici, ma soprattutto sta cambiando la gestione dei flussi dell'informazione. Internet è un mondo con un tempo suo, uno spazio suo, un tipo di comunicazione orizzontale suo che è rivoluzionaria, perché la storia della conoscenza e, diciamo, del potere è sempre stata una storia piramidale, da un centro verso la periferia, da un alto verso il basso. Se nella storia umana sono sempre stati i governi, la Chiesa, chi insomma deteneva il potere a controllare le informazioni che arrivavano al popolo, grazie a Internet invece lo scambio di notizie fra persone è libero e incontrollabile. Un attimo puoi far sapere a tutto il mondo quello che ti sta accadendo, denunciare una malefatta, cercare solidarietà, organizzare una battaglia con altre persone. Internet ha rovesciato, diciamo, forse, non è che ha rovesciato completamente i rapporti di potere che ci sono ancora, ma ha creato le condizioni perché ci sia uno scambio molto più diffuso e molto più rapido, alto-basso dal punto di vista di informazione, assolutamente così. L'esempio più clamoroso è la cosiddetta primavera araba dell'anno scorso. Il 14 gennaio 2011 il dittatore tunisino Ben Ali è stato costretto a scappare in Arabia Saudita. E dopo la Tunisia, il movimento di protesta si è spostato in Egitto e in Libia, mentre adesso infuria la protesta in Siria. Sembra quasi una lezione di democrazia da paesi che solitamente vengono visti, sì, perché legati quasi, sì, al fanatismo, lontani dalla democrazia. Ma sì, una grande rivolta popolare condotta fondamentalmente dai giovani, con grande capacità di intercomunicazione, che ha creato un fortissimo attacco alla gestione autoritaria di quei paesi, con destini che non sappiamo ancora naturalmente prevedere. Anche nelle democrazie come l'Italia, Internet può cambiare il modo di partecipare nella società. I cittadini potranno decidere molte cose direttamente, senza delegare tutto il potere ai politici eletti con il voto. Io penso alla democrazia come un grande progetto in cui ciascuno è in grado di produrre direttamente qualche cosa, non di delegare qualcuno a realizzare un sogno, ma di governare i propri sogni nei limiti naturalmente delle proprie possibilità, del proprio sapere, del proprio tempo libero, del proprio impegno. Certamente non basta una volta ogni 5 anni andare in una cabina, fare un segnetto su un foglietto e sperare che quelli lì... E da questo punto di vista Internet è una risorsa enorme. Come tutti i cambiamenti epocali, Internet presenta anche molti problemi. Un tempo ogni persona aveva intorno a sé la propria storia, libri, fotografie, documenti, quaderni.
Ma se adesso tutto diventa digitale e si sposta su internet, dove si trova in realtà questo materiale? Come si fa a garantire che la tua memoria, che hai delegato a strumenti che non ti appartengono, perché le reti non ti appartengono, Google non ti appartiene, sia mantenuta? Come ti possono sottrarre il diritto all'oblio, di essere dimenticato? Si dice che una volta che una foto è online... Molte persone non sanno che quando scrivi qualcosa su internet o pubblichi una fotografia, quelle informazioni restano in circolo, anche se poi decidiamo di toglierle. Sappiamo tutti che c'è un uso industriale anche scorretto delle informazioni che tu dai inserendo i tuoi dati, la vendita di dati perché sono profili del consumatore, per cui ti arriva la pubblicità personalizzata. Qual è la forma, secondo te, migliore per governare questo mondo, per dargli un ordine, insomma? La libertà, nessun blocco. Ed è la rete che si deve autocensurare, la rete lo fa. È come il tema dell'autorevolezza dell'informazione. Una volta l'autorevolezza era data dall'autorevolezza della fonte. Adesso è dato dal controllo orizzontale della rete. E tu dici una sciocchezza, passa per due giorni, ma arriva quello che ti dice guarda che quella è una sciocchezza. Dimmi la verità, internet serve per cuccare? Tu lo usi per trovare le donne su internet? No? A parte che io non risponderei a questa domanda neanche se fosse seria. Più mi pigli per il c***o, ti rispondo. E comunque no. Non ho neanche mai fermato una ragazza per la strada dicendo scusi signorina, mai. Sono allora, un vecchio gentleman io.